Lino Marzolo nasce Prosomma. Che cos'è Prosomma? E Prosomma diciamo che potrebbe essere una costola dei segretari di quartiere, dei quartieri insomma lombardo, che sono San Bernardino e San Rocco. E ovviamente nel nostro simbolo abbiamo mantenuto i colori dei due biscioni, che sono i due colori importanti, che sono l'azzurro di San Bernardino e il rosa fucsia di San Rocco. Non cambia assolutamente nulla da quello che riguarda le nostre attività, di quello che abbiamo fatto, di quello che faremo. Siamo sempre stati nel sociale, abbiamo dato sempre contributi a chi ne aveva bisogno, vedi Anfas, vedi tantissime altre cose. Siamo sul territorio per collaborare con tutti, con la protezione civile che sono qua, e dare un sostegno fisico e psicologico a tutti quelli che hanno bisogno. Quindi un gruppo che ancora di più sotto questa nuova sigla si mette a disposizione della città. E diciamo che quando c'è stato il passaggio da segretario di quartiere, che sono ancora tra l'altro segretario di quartiere, che poi vedremo quel da farsi, e da questa costola diciamo ci sono stati dei problemi all'inizio, perché non si sapeva bene come affrontare. Ci siamo rafforzati e il gruppo è aumentato sia in maniera maschile e nelle quote rosa. E dobbiamo sottolinearlo, Prosomma non ha nessun indirizzo politico, cioè aperta a tutti quelli che volessero partecipare. Assolutamente sì, sono aperte tutto e speriamo molto, confidiamo molto nei giovani. E ognuno ha la sua idea politica e se la tiene fuori dalla sede, che è in via Vellorese 61. Però primo appuntamento rimane quello classico della festa di primavera, che già avete la data per quest'anno. Il primo appuntamento diciamo che è il carnevale, perché siamo già sotto torchio, e poi abbiamo la festa di primavera, che è un successo tutti gli anni, miglioriamo tutti gli anni, mettiamo dentro qualcosa di nuovo, che è il 15 di aprile. Perfetto, allora verremo a mangiare, ci sarà la porchetta? No, la porchetta no, diciamo che inventeremo qualcosa di nuovo, dai. Vabbè, noi comunque ci saremo. Grazie Lino. Grazie, salve ragazzi.